Allora, intanto un caloroso benvenuto a tutti gli intervenuti al secondo incontro del ciclo di lezioni dedicato all'archeologia dell'architettura. È un'iniziativa organizzata nell'ambito del corso da me tenuto di archeologia dell'architettura della scuola di specializzazione in beni archeologici dell'Università di Bologna. Io mi chiamo Andrea Fiorini e faccio parte del personale universitario del Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà, e per il quale svolgo attività di ricerca e didattica. Allora, la lezione di oggi si intitola Archeologia dell'architettura nella libera professione, abilità e committenti. Sarà tenuta dal dottor Mauro Cortelazzo, che rappresenta un esempio a livello nazionale di come si possa trasformare la passione per questa disciplina in un vero e proprio lavoro. Allora, di questi argomenti io mi ero occupato il 24 settembre del 2019, quando lanciai una inchiesta attraverso una nota piattaforma social. L'obiettivo di questo sondaggio era quello di raccogliere testimonianze dirette sulle esperienze lavorative e di discutere su aspetti rilevanti ma poco diffusi, come i metodi di ricerca del lavoro, le situazioni dove si richiede la figura di un archeologo dell'architettura, l'identità dei committenti e altro ancora. E il risultato di questo sondaggio? Beh, in genere le occasioni lavorative sono ancora troppo poche, nonostante sia diffusamente riconosciuta, scusate, un attimo, è partita. Mi vedete ancora? Sì, in genere le occasioni lavorative sono ancora troppo poche, nonostante sia diffusamente riconosciuta l'utilità di questa disciplina come strumento conoscitivo e preliminare a ogni intervento di restauro conservativo. Ricordo il commento più pungente: la grande maggioranza dei cantieri di ristrutturazione e restauro viene progettata, diretta e conclusa senza uno straccio di documentazione o considerazione stratigrafica. E cito, visto che lo vedo, questa è una frase di Dario Gallina. È molto stimolante, secondo me. La lezione di oggi e quella di domani saranno dedicate ai motivi di questa situazione e vogliono indicare, attraverso le relazioni di Cortelazzo e Massimo Sericola, alcune soluzioni per favorire la crescita di questa disciplina nella libera professione. Lascio dunque la parola a Mauro per una breve presentazione dei suoi interessi e del suo percorso di formazione. Prego, Mauro. Grazie. Mi sentite? Sì, tutto bene? Sì. Benissimo. Bene, dunque, come presentazione, la prima cosa che potrei dire è che credo di potermi ritenere un archeologo di prima generazione, nel senso che, essendomi formato alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, con una serie di esperienze di scavo, questo mi ha dato la possibilità di incrociare le maggiori personalità che si sono occupate di archeologia medievale, anche perché sappiamo bene che l'archeologia dell'architettura si lega a doppio filo con l'archeologia medievale. E questo mi ha dato la possibilità e, se vogliamo, anche la capacità di intraprendere una serie di studi e di lavori molto spesso legati all'analisi dell'architettura muraria. Ovviamente, come molti che hanno lavorato fuori da enti come università e soprintendenze, ho anch'io fatto un'esperienza con delle ditte archeologiche. Sono stato per una decina d'anni presidente di una cooperativa.
Dopodiché, dopo una ventina d'anni circa di lavoro in Piemonte, ho deciso di spostare la mia attenzione in Valle d'Aosta, avendo provato a lavorare in valle e avendo visto che c'erano considerevoli possibilità. Come dicevo, mi sono spostato in Valle d'Aosta e vedrete infatti che i lavori che presento qui oggi sono tutti legati a questo territorio, alla Valle d'Aosta. Questo perché una serie di progetti avviati dalla stessa soprintendenza che qui è unica, cioè c'è un'unica soprintendenza per l'archeologia, l'architettura e artistica, ha favorito in qualche modo la possibilità di intervenire su una serie di edifici di rilevante importanza, vedrete. E quindi di instaurare una metodologia di intervento che fortunatamente tutte le volte aveva quella che giustamente Dario chiamava uno straccio di documentazione e di analisi architettonica degli edifici. E qualche volta siamo riusciti anche ad andare oltre lo straccio, nel senso che si è riuscito a fare un lavoro direi, poi valuterete voi ovviamente, abbastanza dettagliato, considerando anche che molti dei lavori che vi mostrerò fanno riferimento a già una decina di anni or sono, anzi forse 15, e quindi per alcuni versi gli interventi avevano già una sorta di precocità o comunque evidenziavano un modus operandi e anche quali erano le problematiche legate all'analisi delle superfici murarie con i metodi classici dell'analisi stratigrafica, quindi del metodo di Harris, eccetera. Direi che la mia carriera è questa. Ormai sono anni che lavoro come libero professionista. E questo mi ha dato la possibilità di conoscere numerosi studi progettuali, quindi studi di architetti, che fortunatamente in molti casi cominciano a capire che avere all'interno di un gruppo di progettazione un archeologo che ha la conoscenza e l'esperienza su un'architettura che si deve affrontare, sulla quale si deve intervenire, certamente può aiutare, può contribuire a fare delle scelte che non si vadano a scontrare poi con quello che è il progetto già esecutivo o definitivo, insomma, avere a priori un confronto attraverso il quale dare delle indicazioni sulle scelte, sugli elementi strutturali che è meglio conservare o che hanno una valenza minore per poter eseguire tutte quelle modifiche, quegli interventi che solitamente vengono richiesti quando si deve adeguare un edificio alle nuove esigenze di percorribilità, di utilizzo, e di nuovi impianti, eccetera. Io, se siete d'accordo, passerei a illustrare le immagini anche attraverso queste, mostrare che cosa è stato l'intervento. Certamente. Provo a, sperando che tutto vada per il meglio. Lo vedete? Vedete? Ancora no. Ora? Perfetto. Ora sì, perfetto. Quindi posso andare avanti. Bene. Dunque, comincio con questa immagine. Siamo nel centro di Aosta. Comincio da questa perché vi dà già, credo, un'idea, e queste quelle che seguiranno, ovviamente, di qual è stato, quali sono stati i criteri con cui si è operato nella città di Aosta e nel suo territorio. Poi vedete davanti alla, questa è la cattedrale al centro, davanti alla cattedrale c'è questa struttura coperta che è una delle campagne di scavo nel 2007 realizzate su questa piazza. Piazza che è stata scavata, come vedete, quasi per intero. In questi miei ultimi anni sono stati fatti gli ultimi interventi a completare le indagini. Piazza che ha dato una complessità di
di strutture, di stratificazioni, come potete vedere, eccezionale, anche perché ci troviamo nel centro della città romana e nel centro della città medievale, di quella moderna, quindi susseguirsi di attività. Ma quello che mi interessava mostrarvi è come in questo caso, che dove si tratta di dati archeologico-stratigrafici, questi siano tramutati in sintesi volumetrico-visiva. Ad esempio, qui vedete di nuovo una fase dello scavo della piazza, ma a quello a cui si è arrivato è stato interpretare e fornire alla committenza, che in questo caso era la soprintendenza, ma anche a chi comunque doveva poi visitare il sito, un'idea di quello che poteva essere a quel tempo la città di Aosta. Allo stesso modo, anche quest'abside, che appartiene alla cattedrale doppia della città, è stato l'elemento che ci ha consentito di ricostruire questa che vedete, cioè la cattedrale doppia, attraverso un lavoro ovviamente di ricostruzione grafica, attraverso il CAD, che ovviamente è la base, e una serie di altri software per modellare le superfici. Da questo, proprio per dare ulteriore valenza a quello che si realizzava, sono state anche implementate alcune immagini per poter fornire ancora di più una ricostruzione di quello che doveva essere la cattedrale in certi periodi storici. Chiaro che non approfondisco più di tanto certi aspetti perché altrimenti facciamo tardi, ma per darvi un'idea di qual era lo scopo, era quello di far capire come, qui c'è solo un'immagine, poi in realtà ne abbiamo fatto anche altre, ma come l'immagine della cattedrale, che risale in questo caso all'undicesimo secolo, andasse ad inserire all'interno di quello che è attualmente l'urbanistica moderna della città. Qui io passerò e darò per scontato, perché l'abbiamo già visto nella lezione precedente con l'architetto Angela Scorsina, che ha fatto un'analisi molto puntuale sulla metodologia della lettura stratigrafica, e ci ha anche illustrato come vanno compresi i processi di stratificazione, come vanno analizzati e interpretati. Io qui vi faccio vedere un problema ancora ulteriore, diverso. In questo caso siamo sempre all'interno dell'area forense della città, e questo edificio in rosso che vedete è un edificio che era completamente in decadenza, è stato acquistato dalla regione per farne la soprintendenza regionale. Qui vedete alcune immagini, questi sono disegni architettonici con delle piano raddrizzate, eccetera, ma che danno un'idea di che cos'era l'edificio nel momento in cui si è intervenuto. L'edificio ovviamente ha una sequenza che non vi illustrerò, perché come tutti gli edifici urbani che hanno vissuto per tantissimo tempo, ma mi concentrerò soltanto su questo ambiente qui, l'ambiente 7, che è preso solo come esempio per farvi capire qual è stato il processo che abbiamo adottato su tutto l'edificio. Qui vedete come questo ambiente, che è un ambiente seminterrato, in realtà non abbia grandi valenze architettoniche. Tuttavia l'analisi e i rilievi delle varie porzioni, con la classica analisi stratigrafica per USM dell'edificio, ha consentito di realizzare ovviamente i soliti diagrammi che si fanno normalmente, ma in realtà in questo caso la complessità era diversa. Era diversa perché quando si arriva a smontare stratigraficamente un volume, in questo caso, ecco che a quel punto lì tutto si complica, nel senso che noi siamo abituati a lavorare su delle superfici quando si fa, non è che siamo abituati, di solito si lavora su delle superfici quando si fa l'analisi stratigrafica. In realtà ogni superficie è un volume, e come volume ha un collegamento con altri elementi volumetrici,
il che complica di molto la lettura e fa sì che le relazioni diventino esponenziali. Infatti, la modellazione di questo spazio e la ricomposizione dello stesso volume attraverso la sequenza delle varie unità stratigrafiche ci fa capire come solo per uno spazio così contenuto da questo fabbricato la situazione sia così complessa, se noi poi lo portiamo ad analizzare tutto l'insieme, è chiaro che viene fuori qualche cosa di decisamente molto più complicato. E questo aspetto qua dell'analisi stratigrafica muraria e del problema del legame con le difficoltà, o meglio, dell'analisi attraverso il metodo di Harris, Dario Gallina le ha ancora recentemente evidenziate in questo articolo sul nudismo e l'abduzione, che vi consiglierei di leggere perché vi dà un'idea di che cos'è la problematica dell'analisi delle superfici murarie e le loro interrelazioni, quindi capire se veramente il matrix di Harry ha ancora senso, l'ha utilizzato nell'ambito dell'analisi del capitolo. E infatti devo dirvi che molto spesso io e chi lavora con me ovviamente si tende di più a realizzare le sintesi volumetriche di questo tipo, ovviamente fanno capo a una serie di schede molto quelle classiche, insomma, ma poi si arriva a questo tipo di... Allo stesso modo, in questo caso, ci siamo nel castello di Sinclair. Questo era il museo delle scienze della regione e aveva necessità di un considerevole restauro, di una risistemazione globale. È un castello che ha parecchie vicissitudini, non ultimo questo aspetto con le torrette che hanno trasformato in castello disneyano, ma in realtà si è rivelato essere uno dei castelli che ha restituito le informazioni più antiche. Qui avete visto una sintesi, perché si tratta veramente di una sintesi della sintesi, delle varie fasi che compongono il castello. Questo perché molto spesso la sintesi serve a semplificare l'informazione con il committente, anche se in questo caso è la soprintendenza. Ma quando si deve dialogare con ingegneri, con architetti, con impiantisti, molto spesso è necessario avere sotto mano delle sintesi di questo tipo per far capire nel miglior modo possibile la sequenza. Tuttavia il castello era estremamente complesso, come vedete questa è solo una porzione di quello che è stato ritrovato, ma ci tenevo a farvela vedere perché proprio da queste piccole informazioni, questi piccoli dati, si è riusciti a risalire, a ricostruire una sequenza evolutiva dell'incastellamento in Valle d'Aosta di considerevole importanza. Ecco, queste che vedete sono le tracce di una sala e delle abitazioni lignee, una scala in roccia che risalgono al X-XI secolo. Sono datazioni ottenute al C14, vedete la ricostruzione, l'analisi stratigrafica insieme, di due edifici che sono stati ritrovati, tra l'altro uno sovrapposto all'altro, e sono stati ritrovati all'interno di sacche stratigrafiche conservate negli avvallamenti. Quindi nonostante il castello fosse costruito su uno sperone roccioso, ha dato ancora una serie di elementi che ci hanno consentito di ricostruire la sequenza. Qui vedete la scala in roccia che prima era illustrata nell'immagine, ma soprattutto quello che è stato importante è stato interpretare i dati che qui vedete molto scarni in qualche cosa di tridimensionale. Certo, questo dà adito a molte, posso dire, molte correzioni, nel senso che questa è un'interpretazione. Però dal mio punto di vista, chi meglio di chi ha scavato è in grado di fornire in qualche modo una interpretazione più verosimile possibile di quello che poteva essere quanto è stato indagato, quanto è stato trovato. Poi è
chiaro che sarà correggibile nel tempo, però in ogni caso è un modo per fornire, anche in questo caso alla committenza, un'interpretazione di quello che è lo scavo archeologico, perché molto spesso si forniscono pacchi di schede stratigrafiche che sono difficili da digerire per chi non conosce ovviamente la tecnica dello scavo archeologico. Qui altre immagini, qui solo per farvi vedere come la torre quadrangolare si è inserita poi successivamente. Un altro castello che proprio ora è in fase di ristrutturazione è questo di Xario della Tour. Anche qui vale lo stesso discorso, cioè qui vi ho messo una scheda metastratigrafica proprio per ricordarvi come comunque non ci si esime da questa analisi, nel senso che questa va fatta in un modo o nell'altro, però è un passaggio obbligato. Così come è un passaggio obbligato, se vedete in alto a destra il modello CAD di ognuno di questi edifici, perché comunque questi vanno rilevati, attenzione. Dopodiché si arriva all'analisi dei volumi della sintesi, come vi ho detto prima, del castello. Qui velocemente le varie fasi del castello per darvi la capacità. E questo è di nuovo una serie di slide che vi danno un'idea di come si è evoluto il castello e di quali sono le sue parti più antiche e più recenti. Questo di nuovo perché l'intervento di restauro qui richiedeva di operare su alcuni edifici, quindi occorreva capire quali edifici potrebbero essere, manomessi, ma certamente dove si doveva intervenire in modo più profondo, altri invece. Tutto questo abbiamo fornito alla fine dell'intervento delle immagini come questa, che sono semplicemente delle foto, le ortofoto applicate sulle superfici volumetriche, in modo da fornire anche in questo caso al committente la possibilità di sfruttare poi queste immagini con Eplian, con altre illustrazioni, perché giustamente occorreva anche far capire, far vedere il castello da vari punti di vista, isolandolo da tutto quello che lo circonda, quindi concentrare l'attenzione su questo. Non solo, ma all'interno abbiamo anche operato su alcune porzioni molto delicate, molto particolari, come questo salone, questa carpenteria lì, questo salone delle teste, composto da 800 elementi, di cui 170 sono delle mensole scolpite, che vedete, sono tutte diverse. In questo caso l'aspetto interessante è stato che, oltre ad un'analisi e a un rilievo dettagliato di tutti gli elementi che avevano la carpenteria del soffitto, abbiamo ricostruito anche nei dettagli qual è stato il sistema costruttivo di questa carpenteria. E anche questo comunque è un'analisi dell'architettura, del costruito, che fornisce delle informazioni molto interessanti, perché gli storici dell'arte avevano sempre considerato ognuna delle mensole come un elemento a sé stante e quindi l'avevano analizzata anche dal punto di vista stilistico come un elemento a sé. In realtà lo smontaggio virtuale dell'insieme ci ha consentito di verificare come in realtà la mensola con le due teste era una sola, cioè le due teste erano su due lati diversi nelle varie campate, ma appartenevano allo stesso elemento, il che vuol dire che il maestro aveva scolpito la stessa mensola, e quindi mettendo un po' in crisi anche in questo caso l'analisi che era stata fatta dagli storici. Un altro aspetto sul quale si è lavorato molto qui in valle è quello delle buche puntali, proprio per capire le dinamiche dei cantieri e come i vari impalcati lignei che circondano l'orbi della valle forniscano degli elementi di lettura piuttosto interessanti. Qui vedete una torre, questo non è un rito voodoo ovviamente, ma è una torre nella quale sono stati inseriti e ricostruiti volumetricamente tutti i
punteggi, cioè come erano disposti i punteggi, i traletti dei punteggi all'interno della muratura. Questo per capire quali erano anche gli spazi di percorribilità in muratura, cioè come gli operai che hanno lavorato alla costruzione si muovessero i vari livelli sulla torre. E in qualche caso abbiamo visto che effettivamente torna con alcune raffigurazioni che ben conosciamo di sistemi di punteggi, con ovviamente la sicurezza che non è quella di oggi, però che ci dà un'idea comunque di quali erano le situazioni. E in altri casi, come in questo campanile, abbiamo notato una variazione anche nel sistema costruttivo. Nella fase più antica consentiva di percorrere il campanile a 360 gradi passando su. Nella fase successiva, di circa due secoli più tardi, in realtà ogni lato era a sé stante, si lavorava su ogni lato anziché percorrendo tutto intorno la struttura. E questo è un sistema costruttivo che abbiamo verificato anche in altri casi. Non c'è una rispondenza costante, ma abbiamo notato come nelle fasi più antiche la tendenza è proprio quella di creare dei punteggi che consentono di passare a 360 gradi intorno agli edifici nelle fasi più antiche. L'abbiamo visto anche, ad esempio, nella Tornalla di Ioias, una valle laterale, un intervento questo con finanziamenti europei, voluto fortemente dal sindaco e quindi è stato realizzato un vero e proprio progetto. Ecco, faccio una breve parentesi in questo caso, perché questo è uno dei problemi, nel senso che almeno personalmente mi sono ritrovato spesse volte a redigere dei progetti, ma a livello anche di capitolati, ma a non poterli firmare perché occorreva la firma dell'architetto. L'archeologo non può firmare il progetto, a meno che non sia ovviamente funzionario di sovrintendenza, ma lo stesso funzionario spesso ha bisogno della firma dell'archeologo. Quindi, pur trattandosi di un cantiere archeologico e di indagini specificamente archeologiche o architettoniche, il progetto, pur se fatto da un archeologo, deve essere firmato. E questo è un aspetto sul quale sarebbe la pena. Ma torniamo alla nostra torre. Qui vedete varie fasi, ovviamente per noi è abbastanza d'obbligo qui in valle lavorare con gli elicotteri proprio per fare il punteggio a certe altezze, siamo a 1500 metri, è necessario utilizzare mezzi. Qui vedete di nuovo l'analisi delle buche pontaie. È interessante osservare come vedete che le buche pontaie non sono al centro del lato, cioè la torre ottagonale, ma le buche pontaie non sono al centro del lato, ma sono sul lato. Questo perché? Perché posizionandole sul lato e non al centro facilitava il posizionamento delle assi per facilitare la percorribilità. E qui lo vedete abbastanza bene. Questi sono alcuni dei legni che erano conservati all'interno della muratura della torre. Devo dire che da questo punto di vista in Valle d'Aosta siamo piuttosto fortunati, perché a queste quote i legni si conservano molto bene, il che ci permette di realizzare delle analisi dendrocronologiche molto molto affidate, perché in questo caso, ecco qui vedete che cos'è una curva dendrocronologica, penso che molti voi lo sapranno, diversamente brevemente vi dico che si tratta di misurare gli anelli degli alberi che forniscono un grafico e un diagramma che va confrontato con un grafico molto più ampio che copre di migliaia e migliaia d'anni, dove questo grafico coincide, riusciamo ad avere delle datazioni cronologiche. In questo caso, ad esempio, dove vedete la fascia rossa, l'ispessimento della linea è dovuto al fatto che sono stati misurati parecchi legni e tutti hanno fornito, coincidono, il che vuol dire conferma che la datazione di questo legno va dal 764 al 984. E qui come vedete come si vanno a cercare tutti gli elementi lignei all'interno della struttura, perché qualsiasi elemento può essere importante e ci può dare delle datazioni. Ma la cosa impressionante per quanto riguarda questa torre qui è che tutti gli elementi lignei, come vedete sia
Bois de Boulogne, che è l'intorno della porta, o la Place de Glissière, sono tutte parti. Ad esempio, il Bois de Boulogne è semplicemente il nostro, la buca pontaia, il palo dentro la buca pontaia. O la Glissière è quell'elemento ligneo che scorre e consente di fermare la porta. Insomma, tutti hanno fornito le stesse datazioni, cioè l'autunno-inverno 1186-86. Autunno-inverno perché si è riusciti a misurare l'ultimo anello sotto corteccia, dopodiché l'albero è stato battuto. Il che ci ha consentito di capire che evidentemente quando hanno costruito questa torre, i legni che sono stati utilizzati per il ponteggio sono stati ricavati dai larici che erano, larici, pini, eccetera, che erano intorno alla torre su questo rilievo. Chiaro che poi si è fatta un'analisi anche delle altre parti della torre, dei piani interni, ma soprattutto si è fatta un'analisi puntuale sull'elevato, ad esempio sulla copertura, ed è un aspetto che noi non conosciamo assolutamente. Quelle che abbiamo oggi sono tutte torri che hanno ormai un tetto che è stato rifatto in tempi recenti. In questo caso, invece, la cosa particolare è che abbiamo riconosciuto a 1500 metri di tracce di cacciopesto nella parte superiore, con delle grosse travilinee all'ultimo piano, il che ci ha fatto ipotizzare due soluzioni: o una pavimentazione interamente in cacciopesto, con un doccione per lo scarico delle acque che copriva tutta la superficie superiore della torre, una soluzione con un piccolo tetto conico al centro e un passaggio per le guardie sul coronamento. Sempre nella stessa direzione, sempre nell'analisi di quella che è l'architettura delle torri, ma di quelle tracce che ancora le torri conservano, abbiamo anche verificato come in Valle d'Aosta, ed è uno dei pochi casi perché non ce ne sono molti altri casi, bisogna cercare in Nord Europa, in Svizzera, in Francia, c'è un sistema particolare di costruzione delle torri. Qui vedete questa ortofoto che è stata aperta, è stata sviluppata, cioè il cilindro è stato aperto su un unico piano, e noterete questa fascia diagonale, con questi fori quadrati che contengono degli elementi. Questo ci ha consentito di verificare come la costruzione di questa torre sia avvenuta utilizzando, anziché un ponteggio come abbiamo visto prima, con una rampa elicoidale di questo tipo. La stessa documentazione di miniature, eccetera, ci ha restituito effettivamente informazioni in questo senso, e quindi confermando quella che era l'interpretazione. Qui vedete due diverse immagini, ora ve le porto a confronto, perché in realtà noterete come quello di sinistra ha copiato quello di destra. Il problema è che quello di sinistra non ha capito quello che ha copiato, perché ha realizzato una rampa con delle tavole, degli assi. Ora, una rampa con quella pendenza, con delle assi, è improponibile perché è facilmente scivolosa. Ha molto più senso quella di destra, proprio perché essendo morbida, essendo costruito da intrecci con questi elementi lignei ogni tanto di traverso, consentivano un aggrappo migliore nella salita. Noterete tra l'altro che alcune figure sono veramente proprio ricopiate, quindi ha copiato senza capire in qualche modo. E altri esempi ci confermano proprio, vedete qui come la rampa è un intreccio di fibre vegetali, come questa, ancora meglio, ancora più chiaro. Ecco, questo ci ha consentito di notare come tutte le torri circolari presenti in Valle d'Aosta siano state costruite tra l'altro in un arco di tempo compreso entro i 15 anni, tra il 1274-75 e il 1289. Circa, come tutte le torri abbiano utilizzato lo stesso criterio. Qui è un po' più difficile da leggere, ma si intuisce di nuovo questa striscia diagonale sulla superficie delle torri. Questi invece sono casi del Valese, Martigny in Svizzera. Vedete anche qui di nuovo lo stesso sistema. Qui un'altra torre, la Batià, sempre in Svizzera. Qui ancora siamo a Sassone, e anche di nuovo in questo caso noterete questa striscia diagonale.
conferma proprio un sistema costruttivo. E questa striscia diagonale è il risultato del fatto che la costruzione del muro della torre avveniva lavorando sopra il muro, e quindi a ogni giro, diciamo, degli operai che usavano le pietre c'era un punto di contatto dato proprio da questa linea che è rimasta. Dunque, il castello di Aimaville, ecco, anche questo è un castello che la soprintendenza della Valle d'Aosta ha recentemente sottoposto a un profondo restauro. Era un castello semi-abbandonato, tra l'altro occupato fino al secolo, alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, che necessitava di un restauro piuttosto. Nel corso del restauro, ovviamente, si è stata fatta l'incarico per realizzare un'analisi effettiva del castello. Io qua ovviamente me la semplifico, questione di tempo. Quindi c'è una prima fase di un blocco quadrangolare, che vedete in arancione, che costituisce il primo grande torrione che si tenta nel XIV secolo. A questo torrione si aggiungono poi due torri circolari e un riadattamento di tutto l'insieme della parte azzurra che vedete. Poi successivamente, alla metà del 400, c'è l'innalzamento ulteriore delle torri circolari e di un piano dell'intero castello. Qui è una ricostruzione della parte superiore del castello, ma quello che volevo mostrarvi è una particolarità di questo castello, cioè una carpenteria lignea datata molto bene, anche in questo caso dentro cronologicamente al 1455. Che è composta da 370 elementi. Il rilievo è stato fatto da degli architetti a suo tempo. Noi abbiamo ripreso questo rilievo e ne abbiamo analizzato con insieme con i criteri dell'analisi stratigrafica, i nostri matrix, eccetera. Ma in questo caso, ancora di più, è emersa la difficoltà nel costruire un diagramma stratigrafico che avesse un senso, perché un diagramma stratigrafico in due dimensioni in questo caso non riusciva a dare visione chiara di tutti i rapporti che ogni elemento ligneo aveva con il resto. Ogni elemento ligneo, come potete vedere, era una foresta di travi, e quindi dare l'indicazione del rapporto all'interno di tutto l'insieme di un solo elemento con tutti gli altri non facilitava il lavoro su carta. Meglio era lavorare a livello tridimensionale, anche perché vedrete come in questo caso un semplice punto di contatto tra i vari elementi lignei è costituito da una serie di elementi, di interrelazioni, di mortaise, tenoni, piedritti, tagli a mezzo legno, eccetera. E voi pensate che di questi elementi qui, cioè di questi gruppi di elementi, ce n'erano ben una quarantina, 45. Quindi diviene veramente difficile. E non solo, però l'analisi ci consentiva di verificare come su ognuna di queste travi erano inseriti dei marchi che erano diversi per zona della carpenteria, e quindi ci hanno consentito di ricostruire, e qui vedete schede adattate di USM. Questa era aggiunta la scheda USM, anche se non si tratta di mura, ma abbiamo utilizzato le stesse per facilità e per rapidità. Però a queste venivano aggiunte altre schede come queste, in modo da ricavare elementi legati solo alla particolarità del legno. Questo perché dovevamo in qualche modo tentare, e ci si è riusciti, ve lo dimostrerò. Ecco, questi sono tutti i marchi che abbiamo ritrovato sui legni all'interno di questa carpenteria, e questi ci hanno consentito di determinare un flusso logico nella progressione costruttiva, che i marchi, il codice della marchiatura ce l'ha confermato.
qui vedete una di queste traverse della carpenteria con la posizione dei marchi e il numero di questi attribuito ad ognuno degli elementi, e da tutto questo è stato poi ricavato la parte volumetrica, nel senso che abbiamo ricostruito volumetricamente tutto il, come vedete qua, tutto il tetto, individuando ogni singolo elemento e posizionandolo secondo quella che era appunto questo flusso logico che abbiamo ricostruito. Qui altre immagini, ovviamente analisi dendrocronologica, che per noi qui è un classico, e qui vedete la sequenza costruttiva, come è stato costruito questo tetto e quindi quali elementi volta per volta sono stati aggregati. Più veloce perché lo stringendo. Questo è un castello di un privato, nel quale anche qui abbiamo fatto un lavoro analogo. Un privato che è stato costretto dalla sovrintendenza, la parola grossa per capirci, a realizzare un'analisi della struttura prima di avviare qualsiasi tipo di intervento. Quindi abbiamo ricostruito le varie fasi di questo castello, qui ovviamente molto sintetizzato. Abbiamo ricostruito i livelli pavimentali, la posizione delle travi, eccetera, e abbiamo capito anche che cos'era questa sequenza, questa linea di buchi con queste lastre, interpretata fino a questa cucinaia. In realtà, vedete, era una cosa molto particolare, un tetto, una falda di un tetto realizzata all'interno di questo corpo particolare, con i doccioni per far uscire l'acqua su un lato. Qui lo vedete all'interno, e la ricostruzione tridimensionale serve proprio a capire se l'interpretazione che viene data sul cantiere è corretta o meno. Qui vedete poi. E niente, l'ultima cosa e chiudo, tutto questo in qualche modo è anche legato alla divulgazione, e in questo si lavora molto perché questi sono 8 DVD che la regione ha prodotto sui monumenti più importanti. DVD che ci hanno costretto di lavorare molto sulla ricostruzione tridimensionale, qui vedete il teatro romano, per fornire delle interpretazioni più semplici, più rapide, più immediate a chi comunque il monumento non conosce. Così come su alcuni edifici religiosi, questa è la chiesa di San Lorenzo, è stata ricostruita come poteva essere nel V secolo, e così all'interno, vedete questa zona della Sole a collapsi sullo sfondo, e qui la ricostruzione tridimensionale che facilita molto la lettura. Ricostruzione che ovviamente è basata sugli elementi certi ricavati dall'analisi archeologica. Chiudo con un'ultima considerazione, soprattutto per stare realizzando questo master, gli studenti che stanno seguendo questo master. Io quello che vi posso dire è che il mio consiglio è che dovete vivere la vostra formazione per tutta la vita, perché non esiste un termine, ma è un continuo aggiornare le conoscenze, le proprie capacità, perché altrimenti, soprattutto per quanto riguarda chi lavora nel settore istituto, privato, è importante essere aggiornati e dire sempre pronti di un certo punto. Grazie Mauro per questa, direi, incredibile presentazione, veramente piena di cose notevoli e devo dire insolite rispetto allo standard lavorativo. Io direi che, allora, intanto vi dico che purtroppo noi alle 16 dobbiamo chiudere e quindi vorrei subito dare la possibilità di rivolgere a Mauro qualche domanda. C'è qualcuno che desidera farsi avanti? Gabriele. Allora, buongiorno.
Buongiorno. Sono qui in aula col professor Fiorini, ecco, dalla telecamera si vede abbastanza male. Va bene, l'importante è che si senta. Ok, ottimo. Volevo fare una domanda. Al di là dell'impegno evidente di lavorare su queste scale, perché comunque sono edifici molto, molto ampi, quindi ho visto anche che ci sono dei collaboratori, quindi al di là di tutto questo, mi sembra che ci sia anche al termine del lavoro sul campo, un grande lavoro di rielaborazione grafica di questi, anche di ricostruzione grafica di questi edifici che sono poi finalizzati alla divulgazione. La mia domanda è, dall'inizio del contratto, ad esempio, fino alla consegna del prodotto finito, mediamente, quanto occorre su un edificio di queste dimensioni e quante persone lavorano a questo prodotto? Nei limiti Chiaro della che possibilità di. certo, dipende Ecco. ovviamente dalle dimensioni, dalla complessità di ognuno di questi siti, però per darle un'idea, per il castello di Aimaville, per la carpenteria del castello di Aimaville, che tra l'altro purtroppo chi aveva lavorato con me è scomparso prematuramente, comunque al di là di questo, eravamo due archeologi e tre informatici però non, cioè con un'esperienza, con una conoscenza, questo è importante, dell'aspetto archeologico e anche dell'aspetto della carpenteria lignea, cioè si sono messi a studiare come è fatto un tenone, una mortaia, come è fatto un intaglio a mezzo legno, un coda di rondine, eccetera. E questo perché non si può improvvisare. Quando uno ricostruisce tridimensionalmente non può improvvisare perché a un certo punto la cosa non sta in piedi, crolla, non funziona. Io su questo tetto ci ho passato 2 mesi d'inverno, non ho messo la foto perché mi sembrava troppo autoreferenziale, ma ero in questo tetto con il mio tavolinetto. E c'è stato un lungo lavoro di analisi. Io qui l'ho saltato, non so, forse avrei dovuto farlo vedere di più perché magari non si coglie, ma certamente dietro tutti questi interventi c'è un grossissimo e lungo lavoro sul cantiere, sul campo, diciamo. E dopodiché c'è un confronto e questo è fondamentale perché lo si costruisce insieme. Io semplicemente non muovo il mouse, ma l'informatico che lavora con me è fianco a fianco, cioè qualsiasi incastro, qualsiasi elemento, qualsiasi volume dell'edificio va visto insieme. E quindi c'è poi un lavoro di equipe. Diciamo che si salta la parte del CAD, perché quello ci pensa l'architetto o comunque chi la deve mettere insieme i dati CAD, ma quando si arriva a smontare edificio, la struttura dell'edificio nei vari volumi stratigrafici, chiamiamoli così per capirci, ecco che lì allora sorge la complessità, ecco che lì si deve andare nel dettaglio e bisogna essere un po' di persone. Ok, la ringrazio. Prego. Prego, c'è qualche altro intervento? Federico. Allora, grazie Mauro, come al solito la presentazione è bellissima, in molti casi avevo già avuto il piacere di vederli. Volevo fare una domanda un po' meno romantica, diciamo, rispetto alla bellezza del lavoro. Una domanda pragmatica sul problema relativo al calcolo dei compensi, perché io il problema che mi sono trovato più volte ad affrontare come professionista, non soltanto lavorando in cantieri di restauro, ma anche proprio dovendo fare preventivi, o meglio, guardando quelle che erano magari le basi, di gara, a livello proprio di codice degli appalti, spesso sono delle cifre che sono irrisorie, quelle archeologiche, che sono calcolate su delle percentuali, no, dell'importo lavori totale. Voi vi muovete con dei vostri tariffari autonomi oppure vi rifate a una qualche normativa? Benissimo, io devo dire che ho avuto la fortuna di lavorare con una soprintendenza, con dei funzionari e dei soprintendenti illuminati, perché diversamente non sarebbe stato possibile.
i costi di queste operazioni sono alti, sono decisamente considerevoli e faccio un esempio su tutti, il lavoro per esempio sulla carpenteria lignea del tetto è stato tra i 20 e i 30 mila euro, quindi sono cifre considerevoli. È chiaro che tutto questo viene fatto per un ritorno, questo è il dato importante, perché questo lavoro qui la soprintendenza potrà utilizzarlo perché in cima al castello dove c'è la carpenteria verranno inserite tutta una serie di apparati didattici, probabilmente adesso che il castello verrà aperto, e quindi saranno tutti materiali utilizzabili per dare l'informazione, per fornire una serie di dati a chi visiterà il castello. E quindi come operazione si fornisce del materiale che a quel punto poi la soprintendenza potrà utilizzare come crede. Non esiste un vero e proprio tariffario qui in valle. Io in qualche modo forse a questo punto ho la fortuna di poter dimostrare di aver realizzato certi interventi, e quindi chiedendo nel limite del possibile una qualità, no, di operazione, di tipologia di intervento, spesso si rivolgono a me non come persona singola ma come gruppo di lavoro, e questo facilita ovviamente un po' le cose. Diciamo che non c'è moltissima concorrenza, ma anche perché non sono molti effettivamente in grado di realizzare cose di questo tipo. Io ho avuto, ripeto, la fortuna di lavorare anche con delle persone che praticano le ricostruzioni tridimensionali, che non sono, come vi dicevo, persone che fanno gli arredi interni e ti mettono il soggiorno al posto della stanza da letto. Cioè, sono persone che affrontano il problema in un modo diverso, ecco. Quindi che cercano anche i software per dare una luce alle ricostruzioni tridimensionali, per fornire i render in un certo modo. Immagino avrete visto, alcuni erano di alta qualità, il che poi si scontra con l'altro problema, è che è quello di poter dare dei prodotti così complessi a chi non ha poi la struttura informatica per leggerli, perché questo è poi un ulteriore problema. Quindi molto spesso questi lavori qui sono delle semplificazioni. Okay. Grazie mille. Bene, prego. Qualcun altro vuole intervenire? Dario, prego. Aia. No, ne approfitto per fare i complimenti, perché avevo già visto in altre presentazioni, ma la qualità del prodotto finito e del percorso con cui ci si arriva è meravigliosa. Ma devi andare. Quindi davvero complimenti, lavori bellissimi secondo me. Grazie. Hanno la loro ragione d'essere, come si diceva prima, poi nell'essere usati, perché il problema, come diceva anche Mauro prima, è che non possiamo pensare per questo tipo di lavori di consegnare pacchi di schede US, perché siamo stati bravissimi, minuziosi nel nostro lavoro. Cioè deve avere una ricaduta, una spendibilità, una visibilità, una sua capacità di spiegarsi, altrimenti rimarremo sempre a raccontarcela tra di noi, mentre questi secondo me sono lavori meravigliosi da quel punto di vista. Quindi complimenti davvero. Grazie Dario. Effettivamente bisogna fare attenzione a non fare dell'analisi stratigrafica un esercizio di stile, perché spesso succede che uno faccia l'analisi di una superficie, una volta che ha completato le schede di USM, crede di aver finito il lavoro, ecco, invece è proprio lì che comincia. Certo, d'accordissimo anche su questo. E qualcun altro vuole arricchire il dibattito? Ne approfitto ancora io per una domanda, allora, se posso. Allora, io spesso poi trovo molta difficoltà nel trasmettere questo tipo di informazioni nel corso del cantiere di restauro, nel senso che spesso chi commissiona il lavoro, o che sia l'architetto, il funzionario di sovrintendenza, eccetera, recepisce, se ne discute, eccetera. Poi però c'è l'appalto, c'è la ditta, c'è il subappalto, il singolo restauratore, operatore.
E come dire, è un'acqua che si perde un po' per strada. E mi piacerebbe capire se siete riusciti sempre, come non riesco io, a far arrivare queste informazioni poi veramente anche nel cantiere. Beh, hai centrato nel segno, perché ovviamente io ho fatto vedere le cose che sono riuscite meglio, ovviamente, perché uno non fa vedere le cose non riuscite, quindi è chiaro che è così. Ci sono state situazioni dove invece la cosa non è riuscita benissimo, è riuscita solo in parte, il che comunque non ha inficiato che l'analisi venisse fatta con i dovuti criteri. Poi magari non si è trasformata in un qualcosa di così didattico come abbiamo visto qui. Però questo effettivamente è un problema che esiste e dipende dalla sensibilità degli architetti con cui si lavora, degli ingegneri, ma credo che valga anche per gli archeologi. Ci sono archeologi e archeologi, ben sappiamo, e architetti e architetti, quindi può benissimo succedere che ci si trovi di fronte a un gruppo di lavoro che non recepisce, che non tu puoi fargli vedere tutto il possibile, ma comunque la cosa non funziona. Quindi è vero, verissimo questo. E dico solo con un'ultima cosa, ecco, diciamo che la regione della Valle d'Aosta ha anche utilizzato, cose che altre regioni non hanno, la legge 27 si chiama, che consente di dare anche al privato dei fondi nel caso vada a restaurare e intervenire su edifici storici. E con questi fondi qua spesso la soprintendenza chiedeva appunto di fare un'analisi stratigrafica muraria, un'analisi dell'edificio, prima di avviare i lavori. E questa analisi qui veniva pagata proprio con dei fondi di questa legge qua. Ora purtroppo in questi anni qui la legge ovviamente è stata molto decurtata di quello che era la cifra a disposizione, diventa sempre più difficile fare operazioni di questo tipo. Perfetto. Allora io credo che si sia toccato più volte un punto che è fondamentale, che è il ruolo della sovrintendenza. Quando hai detto la sovrintendenza ha costretto, tra virgolette, diciamo suggerito al proprietario di accettare le indagini archeologiche, o comunque indagini di approfondimento, secondo me hai centrato il punto fondamentale, no? Cioè quando ci sono queste condizioni è chiaro che ci possono essere delle indagini di qualità, ma se mancano queste condizioni ovviamente tutto si riduce a poco, e quindi credo che abbia senso continuare a parlare di questo proprio domani con Massimo Sericola, che è funzionario archeologico, archeologo, e quindi direi di assolutamente di continuare questa discussione proprio partendo dal di qui. Certo. Cosa ne dici, Mauro? Assolutamente sì, ripeto solo una cosa, cioè che da questo punto di vista la regione Valle d'Aosta è un po' fortunata, questo lo devo ammettere, ma forse anche il fatto di avere un'unica soprintendenza e quindi è più facile una comunicazione tra i vari settori di soprintendenza, quindi l'ente si muove in gruppo, si muove tutto insieme quando deve affrontare, poi ci sono ovviamente, normale che sorgano difficoltà, ci mancherebbe. Sarebbe troppo bello, però questo aiuta molto, questo sì. Anche certo. Perché il soprintendente è unico e quindi la decisione poi spetta al soprintendente, le scelte, la progettualità anche degli interventi ha un solo filo, un solo capo, certo. E quindi questo aiuta davvero molto. Certo, ma questo fa capire che il linguaggio è lo stesso, cioè tutti sanno cosa... Certo. Di andare oltre l'analisi stratigrafica, cioè l'alfabeto è comune, non c'è bisogno di sensibilizzare nessuno. Esatto. E quindi quando si lavora in questo senso credo che sia molto efficace l'operato di un archeologo degli elevati. No? Diventa anche stimolante, ovviamente. Certo, certo.
Va bene, noi purtroppo dobbiamo chiudere, dobbiamo liberare l'aula. E benissimo, grazie ancora a tutti, grazie a Mauro. Grazie a voi. E ci vediamo, per chi vorrà, domani, alla solita ora. Ciao, grazie, a tutti. Grazie davvero, ciao. Grazie, arrivederci. Buona giornata, grazie mille. Grazie, arrivederci.